giochi di giugno. A 2 anni dall'uscita di DC Universe Online, anche i supereroi Marvel possono godersi un avvincente gioco online. Il mese di giugno si apre infatti con Marvel Heroes, un action multigiocatore in cui il Dottor Destino ha riunito tutti i supercattivi ed è entrato in possesso del pericoloso cubo cosmico. Per quanto la telecamera e le il gioco ricordino molto RPG classici come la serie Diablo, stavolta gli appassionati potranno vestire i panni di numerosi supereroi Marvel, dai più famosi come Iron Man, Wolverine e Spider-Man, a quelli meno noti come Rocket Raccoon e Squirrel Girl. E passiamo a quella che potrebbe rivelarsi una delle sorprese in uscita su PC e console. Remember Me è un gioco d'azione ambientato in una Parigi futuristica, dove una mega corporazione è in grado di controllare i cittadini grazie a una tecnologia che permette di registrare e condividere i ricordi delle persone. Il giocatore vestirà i panni di Neelin, una ragazza che ha deciso di unirsi a un gruppo di ribelli intenzionati a distruggere la compagnia. Remember Me mescolerà sequenze action ad azioni furtive, ma la novità interessante sta nella possibilità di manipolare i ricordi delle persone. Dopo mesi di attesa, i possessori di Nintendo 3DS potranno finalmente far visita al villaggio di Animal Crossing. Chi ha giocato i precedenti capitoli della serie troverà in New Leaf una struttura abbastanza simile, dovendo espandere e abbellire la propria casa, chiacchierare con gli altri abitanti del villaggio e fare lavoretti in giro per accumulare un po' di denaro. Non mancheranno però delle aggiunte più o meno importanti. Stavolta sarà infatti possibile vestire i panni di sindaco per personalizzare in maniera più evidente il villaggio, costruendo ponti, fontane, locali, oppure creando delle leggi per accumulare più denaro o accontentare gli abitanti. Every day is a new day in Animal Crossing New Leaf, only on Nintendo 3DS, rated E for everyone. Con The Last of Us, la primavera di PlayStation 3 si chiude con uno dei giochi più attesi e ambiziosi dell'anno. Realizzato dagli autori di Uncharted e Jak and Daxter, il titolo propone un'avvincente esperienza action dalle tinte horror. Ambientato in uno scenario post-apocalittico, The Last of Us vede i protagonisti Joel ed Ellie, due sopravvissuti che dovranno resistere in un mondo ormai in rovina, popolato da spietati mercenari e umani mutati in creature mostruose. La forza della narrazione rappresenterà uno dei punti di forza del gioco, con dialoghi coinvolgenti, personaggi vivi e incredibili colpi di scena. Negli ultimi anni Capcom non ha mai sfruttato a dovere una licenza importante come quella della MotoGP, ma quest'anno la serie torna nelle mani di Milestone. Con MotoGP 13 il team di sviluppo della serie SBK punta a realizzare il miglior capitolo della serie, grazie soprattutto alla possibilità di personalizzare completamente il livello di simulazione e di realismo in pista. In questo modo si vogliono avvicinare sia i neofiti delle due ruote che gli appassionati della simulazione pura, mentre la modalità carriera permetterà di affrontare, oltre alla MotoGP, anche le categorie Moto2 e Moto3. Torna su PC uno degli strategici in tempo reale più apprezzati degli ultimi anni. Come il precedente capitolo, Company of Heroes 2 farà rivivere le terribili battaglie della Seconda Guerra Mondiale, attraverso gli occhi e i ricordi di un soldato sovietico tenuto prigioniero e interrogato in Siberia. Gli sviluppatori hanno provato ad arricchire l'esperienza con una trama e una narrazione molto più rispetto agli strategici tradizionali, ma quello che rende Company of Heroes una serie unica è l'imprevedibilità e il realismo delle battaglie, con scontri che saranno pesantemente influenzati dalla conformazione del territorio e dalle condizioni climatiche. Inizialmente previsto al lancio di Wii U per dimostrare le potenzialità del gamepad, Game & Wario arriva finalmente sugli scaffali dei negozi. Si tratta di un nuovo party game in cui bisogna affrontare una serie di folli minigiochi, alcuni da soli, altri in compagnia di qualche amico. Ogni sfida vede il giocatore interagire col controller nei modi più originali e bizzarri, usandolo ad esempio come arco o tracciando delle indicazioni con lo stilo. Ovviamente l'irriverenza di Wario e dei suoi amici assicura un gioco dallo stile irresistibile. A una prima occhiata, Ride to Hell Retribution potrebbe sembrare l'ennesimo free roaming sulla falsa riga di Grand Theft Auto, con una vasta ambientazione piena di contenuti da scoprire. Stavolta però il tema centrale è quello delle ciclistiche, col protagonista che potrà scorrazzare per le strade della California o del Nevada, fermandosi in qualche locale e magari dando vita a qualche rissa da bar. In Ride to Hell spicca però la cura per i particolari e per la fedeltà riguardo alla cultura motociclistica e alle comunità presenti negli Stati Uniti degli anni 60. Crazy driving, that's for sure.
You ain't getting away from me! Il mese di giugno si chiude con la prima avventura di uno dei supereroi più divertenti, demenziali e comici dell'universo Marvel. Finalmente protagonista di un action tutto suo, Deadpool non si prenderà mai sul serio, parlando col giocatore o prendendolo in giro se dovesse giocare male. Dialoghi fuori di testa e tante citazioni andranno ad arricchire quello che altrimenti sarebbe un gioco d'azione abbastanza tradizionale, fatto di sequenze lineari in cui eliminare un gran numero di nemici facendo uso di katane, armi da fuoco e mosse acrobatiche.